Sardegna, dove l'uomo ha imposto a se stesso un linguaggio nei confronti del territorio. Questa è una località turistica, si chiama Costa Paradiso, abbastanza famosa in Sardegna, dove si può costruire soltanto con strettissimi canoni che impongono una colonizzazione del territorio, quindi un linguaggio che l'uomo attua nei confronti del territorio, che parte in primis dai materiali sul posto, cioè non si possono costruire abitazioni con materiali diversi da quelli che già esistono sul posto. Per cui tutte le case sono costruite con la pietra che viene estratta durante lo scavo. Le quote, le altezze, il verde, il paesaggio non deve alterare quella che è la sagoma, la morfologia, per cui le case non superano mai l'altezza degli alberi. Gli alberi non vengono spostati, non viene modificata la caratteristica vegetale. Non si può andare a ripiantare un pino, il pino non fa parte di questo contesto ambientale. È una soluzione moderna, qui siamo in un habitat che è nato dalla metà degli anni 60 e ancora oggi si costruisce in questo golfo, dove appunto ci si è dati un linguaggio per poter interagire quell'ambiente. Qui siamo in una valle alpina dove la modifica e l'interazione uomo-natura avviene attraverso altre modalità costruttive, sono le baite, che sono dei luoghi anche in questo caso costruiti con i materiali che noi troviamo sul posto, e sono elementi che in qualche modo appartengono al territorio, non lo snaturano, non lo alterano, non lo inquinano, se non nella forma. Però certamente possiamo dire che questo tipo di dialogo col territorio è un linguaggio che il territorio ancora comprende. Qui siamo già in un'altra realtà, qui siamo circolo polare artico, siamo in una zona dove l'uomo va per compiere degli studi, altre attività umane che vanno ad alterare quello che è il paesaggio. Tuttavia quello che viene costruito è un'architettura minimale, cioè si realizza quello che serve per poter utilizzare il territorio a fini di studio. E quindi questo è un laboratorio che viene tal quale posizionato in un luogo ritenuto idoneo, però non ci sono recinzioni, modifiche delle quote, non ci sono alberi a turno, non c'è niente, cioè è soltanto l'essenziale, cioè l'uomo sa di andare in un luogo dove ha bisogno comunque di realizzare una protezione per svolgere la propria attività, però fa il minimo necessario per non disturbare il resto dell'ambiente. Ci sono poi altri luoghi che l'uomo o che comunque si decide di non alterare proprio, cioè ci sono tracce del pianeta dove si decide di non intervenire, cioè rimangono delle opere d'arte naturalistiche, per così dire, dove l'uomo non ha il diritto di andare a mettere qualcosa del suo, si può soltanto godere di quello che è l'aspetto. In questo caso l'interazione tra uomo e territorio è di tipo visivo, è di tipo olfattivo,
è di tipo acustico, cioè io vado a godere la natura senza, tal quale, quindi in qualche modo recepisco il messaggio della natura, però io sono soggetto passivo, non modifico il territorio. Quali sono le alterazioni dal punto di vista scientifico che l'uomo fa del territorio che li circonda? Sono delle alterazioni chimico-fisiche, cioè andiamo a produrre dei rifiuti, dei materiali solidi, immettiamo delle sostanze non naturali che possono essere tossiche, possiamo inquinare elettromagneticamente la nostra atmosfera. Possiamo farne un'alterazione morfologica, cioè andiamo a cambiare la forma, il sagome del territorio attraverso movimenti di terreno e inserimento di volumi di opere frutto della nostra costruzione. Questo provoca anche delle alterazioni sulla percezione del territorio, che sono alterazioni in termini di rumore, di luce, di colori e di odori. L'uomo, quando entra in un dialogo concreto con l'ambiente, introduce tutti questi elementi e alla fine dobbiamo comunque fare i conti con un dare avere, cioè un modo col quale utilizzare l'ambiente attraverso la nostra relazione e scontare qualcosa. Proprio perché se noi non possiamo essere in tutto il pianeta degli spettatori passivi, perché noi dobbiamo comunque interagire con l'ambiente, non ne possiamo soltanto godere come fruitori, allora a questo punto ci si pone il problema di minimizzare le alterazioni che provocano danni irreversibili compatibilmente con le necessità umane. Cioè cercare in qualche modo quindi un equilibrio tra le nostre necessità, quindi l'obbligo che noi abbiamo anche nei confronti di noi stessi di vivere al meglio che in questo pianeta e il contraltare di questa operazione, cioè cercare di danneggiarlo il meno possibile.